Amman delgen e biulina e cul de Gasper fa una prova. Beppi, ciao. Beppi è un mito e siamo venuti qua per lui. È una giornata importante, insomma, la sentiamo noi, la sentono i rovettesi, è forse una delle poche volte in cui l'intero paese è coinvolto e quindi lo vedi, prima ho incontrato il sindaco con l'assessore, anche loro lo vedi che sono un po' in fibrillazione, è una bella cosa, insomma, è una tensione buona ovviamente, non è paura. Come è nata l'idea di organizzare questo concerto qui a Rovetta? Beh, è nata innanzitutto per aggiungere una manifestazione, tra virgolette, importante a quelle che già c'erano per aiutare Renato, quindi c'è un fine benefico a monte di tutto. In seconda battuta perché Rovetta è il paese del Beppi, quindi mi fa molto piacere che almeno una volta insomma, il Beppi Raduno sia stato organizzato al mio paese. E, insomma, tante cose, tra non ultima quella di valorizzare il paese da un punto di vista turistico, visto che i Beppi fan si ria dalla bassa, dalle valli lontane dalle nostre, anche da fuori provincia, è un'occasione per far conoscere i Beppi fans a Rovetta, come dico sempre, ma soprattutto a Rovetta i Beppi fans. Chi è in giro, chi gira, chi cammina, chi e almeno si renderanno conto che Rovetta non è solo il paese del Beppi o il paese del Saudel, ma è il bel paese che è il pioniere anche per fare so, insomma. Da Brescia a Rovato e io è da 5 anni che sono dal fans club del Beppi e mi piace tantissimo e oggi cerco di partecipare al grosso più forte possibile per la caccia al tesoro. Come vi siete avvicinati al Beppi? Ci siamo avvicinati tramite un nostro amico che lavorava a Cazzago San Martino e da cui un ragazzo veniva da Rovetta lavorando lì, ci ha fatto conoscere, ci ha fatto sentire le canzoni e abbiamo cominciato a inserirci e ci piace tuttora. Qual è la canzone che gli piace di più dal Beppi? Remigio. Ma hai mai pensato suonando un giardino con me? Allora, buongiorno, ben arrivati, benvenuti al sesto Beppi Raduno di Rovetta. Sono di tantissime categorie diverse, gli iscritti al fan club io credo siano all'incirca 4 o 600, bisogna chiedere al presidente, a quello che registra insomma le iscrizioni, però come dico sempre ci sono tantissimi fans spansi ovunque, di tante categorie, che anche quel ve mai ai concerti, vuoi perché è anziano, vuoi perché magari la boccia e i soi lo portami in giro, sono veramente tanti i fans e me ne accorgo quando magari tandea finì in due post desmentegato dal signor e più che sempre le orgoglio il tardo e dici ma te se mi alberti se mi che al di du camions. Se la strada della alcalina che so du camions.
sono cose che fanno piacere, quindi è molto difficile capire quanti sono i fans. Abbiamo qualche dato e poi si ragiona con le proporzioni, ovviamente. Quando facciamo i concerti, a seconda ovviamente dalla piazza, se sono paesi più o meno popolosi, si può arrivare anche a 2-3 mila persone. A Sarnico ce n'erano di più, in tante occasioni ce ne sono di meno, ovviamente dipende un po' da tante cose. Sono tanti comunque i fans, se ci basiamo su quei dati che abbiamo. Oggi io mi accontenterei di non avere una moltitudine, ma di averne, per dire, anche meno, ma caldi, ma partecipi, perché lo spirito del Beppi Raduno è che è il più che oltre, non è un raduno di masse infinite, è un raduno di gente che celebra la propria voglia di stare insieme al Beppi, insieme a chi oltre Beppi fans, è questo lo spirito che si vuole respirare. Da Prada Lunga. Come mai qui a Rovetta? Per la caccia al tesoro con il Beppi. Ci siamo iscritti già da 2 mesi. Lei è una fan del Beppi? Sì. Sì. Lo segue sempre ai suoi concerti? Quasi sempre. Però mia sorella qui lo segue ovunque. Cos'è che ti piace di canzone del Beppi? Mi piace tanto Moto Guzzi Rock and Roll e poi anche tutto il resto. Ma per il contesto in generale, per il concerto, per il posto, per la caccia al tesoro, per stare insieme al nostro gruppo dei Beppi fans e poi per vivere questa giornata al meglio. Giornate come queste servono a? Godersi sicuramente un po' di tranquillità, i nostri posti, le nostre valli, la compagnia, gli amici, in generale. Vogliamo salutare il Beppi? Beppi, grande, numero uno. Vediamo di arrivare alla fine dell'anno e poi vediamo se ci sarà un disco nuovo, se invece faremo qualcosa di diverso, non lo so. Strade la bassa, tolse ma in doi porta, no ter della montagna, alla bassa insieme esaci. Tu vieni da? Io vengo da Brembate, Brembate sotto. Qui a Rovetta per il Beppi? Sì, per il Beppi Raduno, lo seguo da pochissimo, mi hanno coinvolto degli amici e volevo conoscere un po' di più questa realtà, perché mi sembra carina e con tanta gente simpatica. Ciao Beppi, bocca al lupo per stasera da 2 nuove fan. Ciao Beppi! Sono una fan del Beppi, nonostante io sia milanese, sono sposata con mio marito che è di Gandino e mi sono affezionata al Beppi, guai a perdere i suoi concerti. Tutti li segui i concerti? Sì, da un anno a questa parte tutti. Da un anno a questa parte tutti. Cosa rappresenta per voi il Beppi e come vi siete avvicinati a lui? Ma l'anno scorso abbiamo assistito a un concerto suo a Cologno e conoscevamo il personaggio, ma vagamente. E, una volta visto dal vivo, in sostanza, ha dato un'impressione ben migliore di quello che poteva sembrare o poteva esserci riportato. Ci è piaciuto e di tanto in tanto lo seguiamo. Si tende sempre magari a dare i giudizi positivi sull'ultimo album, e in particolare direi Gleno. Gleno è una canzone molto particolare, è una preghiera e diciamo si stacca un po' da quello che è il repertorio noto, standard, o perlomeno quello più noto del Beppi, ma è veramente un capolavoro. Da quanti anni lo segue? Dal 2007. Sì, seguiamo i concerti, il Beppi è uno che racconta la storia di Bergamo, che racconta la storia di come va davvero la vita qui e anche in Italia, quindi siamo qui per lui. Lei ha fatto i vari percorsi che Rovetta ha organizzato per la giornata di oggi?
Sì, ho visto il museo e adesso andiamo alla grotta. E come ha trovato il museo? Bellissimo, interessante. Il papà del Beppi. Parliamo un po' di suo figlio, com'era da piccolo e com'è arrivato adesso? Ma si prospettava questa vita già da piccolino, perché quando era in casa è venuto su con i dischi degli anni 60 miei, e poi mi ricordo che quando aveva una specie di microfono, come una spazzola dei capelli per dire, lo metteva come se fosse un microfono e cominciava a cantare. Così si prospettava già una vita diversa da quella che avevamo prospettato noi per lui. E adesso lei segue i concerti di suo figlio? Beh, all'inizio ne ho seguiti tantissimi, un bel po', adesso non so il numero, ma ultimamente meno, perché cominciano ad andare anche un po' più lontani e non sempre ho il tempo per andare dove è. Voi come genitori siete soddisfatti per la scelta, della scelta che ha preso? Io sono comunque orgoglioso del lavoro che sta facendo, perché non è solo quello che si vede, perché c'è dietro un lavoro che magari tanta gente non immagina neanche. Quindi sono molto contento per il momento, poi non so in futuro come sarà, ma il Beppi è eclettico, per cui se non va da una parte ce n'è un'altra, insomma, di strada. Quello che avevamo prospettato noi per lui era una vita lavorativa da avvocato, visto che aveva la parlantina molto facile, e questo si vedeva anche da bambino, però è stato lui stesso a decidere per il no. Mi ricordo che andava all'università e aveva all'università proprio a Brescia e aveva il ciuffetto biondo, già allora si distingueva in un ambiente serioso come quello dell'università, era già un colpo d'occhio allora. E da lì abbiamo capito che probabilmente le nostre aspettative non sarebbero state realizzate, però va bene così, perché quello che vuole lui per noi va bene.